Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio registrare un video svuota la spesa perché ci siamo fatti arrivare a casa la spesa da Esselunga, che è cosa che noi facciamo raramente. Tipo, l'ultimo video che ho registrato come svuota la spesa è stato tipo un vlog che ho fatto quest'estate, quindi vabbè, tipo due volte all'anno. Però comunque ogni tanto fare questo tipo di spesa fa comodo, perché quando abbiamo pulizie o altre cose da fare, altri impegni da fare, insomma, trovarla pronta va sempre bene. Quindi cominciamo subito, vi faccio vedere quello che abbiamo comprato. Allora, se riesco faccio prima le cose del frigo. Allora, questa è ricotta di capra, che in realtà mi sa che devo aver sbagliato qualcosa, perché io l'avevo presa tipo... pensavo di averla presa piccolina e invece un po' più grande, ma va bene lo stesso. Mangiamo tutto, non è un problema. Poi, banane, diadina. Noi prendiamo questa del marchio Loriana, che è buona, è una delle piadine più buone in assoluto, e poi questa, e poi ne abbiamo presa un'altra che appena la trovo la vediamo dopo. L'altra piadina, quindi in tutto ne abbiamo 6. Non so bene che differenza ci sia tra una e l'altra. Piadina romagnola IGP alla riminese, e l'altra invece era sfogliatissima. Ok, poi taralli, perché abbiamo scoperto i taralli, e cioè scoperto, non abbiamo mai presi, adesso con quel periodo di taralli, quindi prendiamo sempre un pacchetto così lo teniamo di scorta. Vivident, non sono mie, queste sono di Giampi. 2 paste sfoglie rettangolari. Questo che non so che cos'è. Uova, che bravi che me le hanno messe dentro nel... così non si rompono, ma che bravi, me le hanno messe qui dentro, così non si rompono. Io ho preso queste 6 uova fresche medie da allevamento all'aperto. Poi la nostra scorta di formaggio grattugiato. Altro caprino, perché io vado matta per il caprino. E del brie, perché col brie vogliamo fare una ricetta. Ah sì, pasta speck e brie. Ah, mamma mia, ok, va bene, mi hanno messo lo speck solo in una bustina. Ok, quindi abbiamo preso gli stick di speck, però cioè Esselunga, cioè non puoi mettermi solo questi qui dentro in un sacchetto di plastica, cioè mettimi dentro 2 o 3 cose in un sacchetto di plastica così, no? Insomma, adesso inizio a complicare. Funghi champignon trifolati, questi li mettiamo via subito, e pizze. Gelate, perché anche queste fanno sempre comodo. Marchio Ital Pizza, che è la marca che preferiamo in assoluto, anche qui perché ha degli ingredienti buoni. Alla fine c'è la farina, acqua, olio, sale lievito, patate disidratate, mozzarella e poi la salsa rustica. Quindi sono buone, non hanno dentro schifezze strane. Per questa sera ho preso i funghi portobello, perché li voglio fare ripieni e sono decisamente grandi. Ok, e poi sempre degli altri funghi freschi, questi, i champignon. Spinacini, che sembrano tanti e poi diventeranno tanti così. Zucchine bio, che mi servono da fare come ripieno per i funghetti.
e patate. Allora, qui abbiamo il reparto pasta e abbiamo preso queste tagliatelle, poi trofie, lasagne, perché adesso voglio provare a fare delle lasagne bianche che non ho mai fatto, le ho sempre fatte con il ragù di sugo, però l'ultimo dell'anno abbiamo ordinato del cibo d'asporto dove c'erano tipo delle lasagnette al taleggio e funghi e mi erano piaciute, ci erano piaciute un botto, e quindi voglio provare a farle anch'io, magari piccoline, che non si sa mai, però ecco, voglio provare. Poi riso, carnaroli, altri funghetti, caffè, che non so perché questo io in realtà non lo so, allora l'avevamo messo dentro nella lista, poi mi aveva dato che non era disponibile, l'ho tolto dalla lista e ho preso questo e poi è ricomparso questo, non lo so, boh, fa niente. Comunque questo marchio qua è strabuono, ve lo consiglio, veramente buono buono. Il caffè Vergnano, le paciugate di Giampi, pan di stelle, tra l'altro moon cake, bisco crema con crema di pan di stelle, ok, e di Lindor paprika affumicata. E poi qua c'è la mia scorta di latte, perché allora ultimamente io sto provando a bere il latte di soia, però quello senza zuccheri, che è questo dell'Alpro, mi trovo bene. Io anni passati avevo già provato a bere il latte di soia ma non mi piaceva, sapeva troppo di soia, mi dava fastidio. Invece questo effettivamente io di solito lo bevo con il caffè la mattina, ci sta bene, mi piace molto, quindi se avete magari difficoltà a bere qualche latte di soia perché non vi trovate bene, provate a prendere questo. Il problema di questo è che è introvabile, infatti ne ho prese 3 confezioni qua, ci sono le altre 2, e siccome avevo paura che non ci fosse ho preso comunque il latte, quello normale. Io prendo quello parzialmente scremato, anche qua ho preso 3 confezioni perché ho detto boh, magari non c'è quello di soia, quindi vabbè. Comunque ecco, sto provando a bere meno latte e mi sto provando a spostare su questo vegetale. Poi ultimi abbiamo preso un po' di scorta di crodino, questo è il crodino twist ai frutti rossi, e poi invece c'è anche quello normale agli agrumi. Poi qua c'è di nuovo qualcosa, ah ok, questo qua è il vino per il ragù, perché la mamma mi ha sempre detto che se vuoi fare un ragù buono o un sugo buono devi usare il vino buono, e quindi ogni tanto prendiamo anche un vino un po' più buono e usiamo quello. Prunotto, dolcetto d'alba. E ultima, ma non per importanza, la carta igienica, che ne abbiamo sempre bisogno. Con questo è tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, a me piace moltissimo come tipologia di video perché mi piace sempre vedere cosa acquistano le persone per provare anch'io cose nuove, quindi mettete un bel like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo e niente, ci vediamo al prossimo video, io intanto vi auguro una buona domenica, ciao a tutti!